quale non fu semplice. A dire il vero, non ha mai avuto un vero e proprio nome. Anzi, a pensarci bene, non ce l'ha affatto. È soltanto il nome del mio pseudonimo, Mitsu, seguito dalla mia data di nascita, più uno, ovvero Mitsu 851. All'inizio lo aprii, ma senza particolari intenzioni, così, tanto per gioco e per espormi, perché ero stanca di stare nel mio e volevo a tutti i costi un contatto e un riscontro da parte di qualcuno. Lì per lì volevo essere un canale dove si raccontavano storie con dei pupazzetti dirette ai bambini. E infatti iniziai creando un po' per gioco una sorta di mia mascotte. Un peluche con gli occhi giganti, un orsetto di nome Teddy a cui diedi la voce. Tra i miei tanti sogni c'è sempre stato quello di fare un corso di doppiaggio, perché ho sempre amato i cartoni animati e fin da piccola mi inventavo delle storie dove imitavo tutti i personaggi. Teddy compariva spesso nei miei video, all'inizio come mascotte, poi diventò una vera e propria spalla, fino a che cominciai a crearci delle storie. Ero molto legata a quel peluche, tanto che me lo portavo persino a letto. Ebbene sì, a 22 anni dormivo ancora con un peluche. È strano, lo so, ma come ho già detto, io non sono normale. Lo portavo persino nei ristoranti. Le mie amiche Francesca e Alessandra lo sanno bene. Lo portavo persino nei ristoranti di lusso aretino, provocando lo sgomento nelle facce di molti e in alcuni casi scattavo anche la presa in giro. Loro però, ci tengo a dirlo, non mi hanno mai giudicato. Lo so che sono strana, ma sono fatta così e non voglio cambiare per piacere di più alla gente. È la mia particolarità, questo carattere così eccentrico. Il canale ebbe un discreto successo, ero felice. La gente mi seguiva e i miei video piacevano, era tutto come volevo. Però, pensa e ripensa, mi venne in mente che forse volevo fare qualcosa di più serio, che volevo di più, che volevo combattere per le cose che mi davano fastidio e per quello che era giusto. Dopo aver girato altri video cazzeggio, decisi di passare ai fatti e Teddy a poco purtroppo uscì di scena. Alcuni ci rimasero male, ma era inevitabile se volevo arrivare ad un pubblico più vasto. Con il primo video serio dal titolo Disabilità, alcune cose da sapere, fece un discreto successo. Fu visto da più di 1000 persone. Ero sorpresa e felicissima e finalmente avevo trovato un mezzo per dare voce alle mie battaglie e per denunciare tutte le ingiustizie riguardanti la disabilità. Cominciai ad acquisire una certa sicurezza e a girare video con contenuti sempre più interessanti, intervallando ogni tanto però con temi più leggeri, come i miei acquisti, eccetera, eccetera. Una cosa di cui mi vanto però, e non è per presunzione, è che non mi sono mai venduta. Non ho mai amato girare video che tutti vorrebbero vedere soltanto per avere più pubblico. Preferisco un piccolo pubblico e girare video di nicchia che possono anche non piacere. Il canale a poco è diventato qualcosa di più importante e assieme ad esso ho associato Facebook, che è diventato in breve tempo il tramite per cercare di farmi conoscere ancora di più. Ci tengo a precisare che non lo faccio perché voglio essere popolare, ma perché così posso riuscire a denunciare quello che non va, come ad esempio le barriere architettoniche della mia città, parlare del concetto di autonomia, eccetera. Un video che ha fatto un certo successo è stato «Ma i disabili possono fare sesso?» Forse perché conteneva appunto la parola sesso. L'apice della felicità lo raggiunsi però quando riuscii ad ottenere la carrozzina elettrica, ma di questo ve ne parlerò più avanti, quindi state con me che ne leggerete delle belle. Insomma, le mie battaglie contro le famigerate barriere mentali trovarono il loro sfogo sia su YouTube che su internet, ma a questo punto voi direte, e le barriere architettoniche? Per combattere contro quelle invece è dovuto passare qualche altro anno, perché visto che non ero mai uscita in autonomia, non avevo ancora le idee chiare di che cosa si trattassero. La vita, quella sì che è una battaglia continua, si nasce, si cresce, si osserva il mondo e si cerca in tutti i modi di stare al passo con gli altri. A volte ti senti impotente, inerme, a volte ti senti come se tutto il mondo stesse per crollare addosso.
A volte sei convinto che ogni sforzo che farai, per quanto impegno ci metterai, potrà risultare vano. Eh sì, la vita è proprio una battaglia. Delle volte ti verrà da urlare per tutte le ingiustizie che avrai subito o che subirai. Delle volte dovrai stringere i denti e ingoiare lacrime amare, senza far sapere nulla a nessuno e tenendoti tutto dentro fino a farti scoppiare il cuore. E certe volte, proprio quel dono prezioso che è la vita, ti sembrerà una grandissima fregatura. Tra le mie tante teorie, penso spesso che la vita sia come una grande battaglia, o meglio, come un percorso a ostacoli, e tutte le volte che te ne trovi uno davanti, non devi aggirarlo, ma cercare di affrontarlo e superarlo con tutte le tue forze, senza mai arrenderti. Però a volte mi chiedo se tutto questo abbia un senso, visto che alla fine ogni essere umano muore. Nei momenti di difficoltà mi interrogo spesso sul significato della vita. Molti se lo sono chiesto, i più grandi geni e gli antichi del passato tuttora non hanno trovato un motivo, eppure un senso lo deve pure avere. Forse ognuno di noi nasce con uno scopo, e finché non si arriva a raggiungere questo scopo, non si può dire di aver trovato la felicità, oppure il motivo un altro. Beh, nel mio caso invece credo proprio che mi si abbia dato la vita per combattere, come una sorta di paladina della giustizia. Amo pensarla così.